in the boundless landscape of the soul there are beautiful creatures who are nothing else but ourselves fantasy is a place to heal all diseases a place where the soul is regenerated every day to make us a better person È una grande emozione essere qui. Io vi racconto velocemente questa cosa: avevo parlato tre giorni prima di ricevere una telefonata di partecipare di TED. Parlavo con questa persona, un giorno io voglio salire sul palco di TED e raccontare la mia storia. Questo è solo per dirvi che i sogni si possono avverare. Quello che avete appena visto sono i scatti della mia fantasia. Sono molto emozionata e vi ringrazio di essere qui. Ora vi voglio raccontare una favola, la mia favola. In un paese molto distante da qui viveva una piccola bambina in un luogo chiamato Favelas, un luogo dimenticato da Dio. Quella bambina l'ho presa per mano, le ho promesso di prendermi cura di lei e inoltre ho preso come missione di raccontare la sua storia a tutto il mondo, perché certe cose non devono mai più accadere. Quella bambina è oggi qui, è dinanzi a voi. Si chiama Monica, quella bambina sono io. Ho passato tutta la mia vita a raccontare la mia storia in terza persona. Oggi ho deciso di essere protagonista dei miei ricordi. Spesso accade che le persone mi domandano come si fa a diventare Monica Silva. Come si fa a diventare Monica Silva? Bella domanda, anche perché in pochissimi conoscono la storia della mia infanzia. Voi conoscete la fotografa di successo, madre di un splendido ragazzo che qui in sala, donna piena di sorrisi e dispensatrice di bella energia. Ci tengo a dirvi però subito che la fotografia per me è stato un percorso di vita fondamentale, non per vanità o per successo, ma per guarirmi. Per aiutarmi a mettere fuori tutti i miei dolori in modo creativo. Vi voglio raccontare alcuni episodi chiavi della mia vita i quali sono stati gli artefici della donna che sono oggi. In San Paolo, in Brasile, avevo una madre come tutti quanti d'altronde, solo che quella mamma forse non amava davvero i bambini. Iniziamo subito dal fatto che lei non ha mai scattato una foto a sua figlia. Forse pochi lo sanno, ma la fotografia viene utilizzata in ambito clinico-terapeutico come un valido supporto per l'affermazione della propria identità, testimone che noi esistiamo e di conseguenza un valido supporto per una migliore autostima. La mia prima foto è stata scattata all'età di 17 anni da amici quando ormai avevo deciso di abbandonare quella vita per iniziare una nuova. Monti qui presente probabilmente avrà sfogliato un album di famiglia per vedersi nei vari stati della propria vita. Io no, non sono mai esistita. Questa mancanza di immagini della mia persona nei primi anni della mia vita potrebbe essere vista da un psicologo come un valido motivo per un gap psicologico anche molto profondo, responsabile anche di gravi disturbi di personalità. Mi sembro pazza, <ride> ma tornando indietro nella mia storia, vi confesso che ho parecchi buchi neri e se i miei ricordi sono già dolorosi, non immagino pensare cosa la mia mente mi nasconde. Il primo ricordo brutto della mia vita è stato all'età di 5 anni con un uomo che io chiamavo papà. Quel signore soffriva di una malattia conosciutissima da tutto il mondo come pedofilia. Il primo episodio della sua malattia aveva deciso di mettere in pratica proprio con me, anche se quella volta il suo tentativo andò fallito perché mia madre era entrata in casa più presto del dovuto. Il mio gentile papà però non è riuscito a trattenere la bestia che viveva in lui e quando avevo 8-9 anni, è riuscito a stuprarmi. Dopo vari episodi, e due o tre anni più tardi, lui fu arrestato, denunciato e arrestato proprio per quegli abusi. E se voi credete che i miei guai erano finiti lì, vi sbagliate di grosso. Lì in poi è iniziato il mio vero e proprio inferno. Mia madre vedeva in me come una rivale. Incarnavo per lei la donna che aveva rubato il suo uomo, perciò dovevo essere punita, disporsi di me come sua serva. Mi torturava e seviziava in ogni modo possibile. Tanto per dirvi una, legava mani e piedi, mi legava mani e piedi e mi chiudeva dentro uno stanzino buio per intere giornate. Ma non felice dei suoi atti, aveva deciso di fare soldi vendendomi a camionisti e uomini malati che abusavano del mio corpo. Mi mandava in giro a mendicare e se non portavo soldi e cibo a casa, mi massacrava di botte. Io ero una propria e vera ossessione per lei. Mi ricordo che il suo passatempo preferito era stringermi per gola finché non avevo neanche più un respiro di vita. A quel momento magicamente appariva sempre qualcuno dal niente, gente strana che io chiamavo essere illuminati e mi toglieva dalle sue mani. Nel frattempo però tutte quelle sofferenze stava creando un strano effetto dentro di me. Perché io chiudevo gli occhi e creavo un mondo fantastico, tutto mio, dove solo io ero padrona, dove nessuno poteva farmi del male e lì ci vivevo felice. Quando mi era permesso di uscire sul cortile guardavo in alto verso i cieli e mi domandavo: deve essere una vita migliore di questa. E che caspita perché vedete, signori miei, io mi rifiutavo profondamente di soccombere in quel mondo. Guardavo sopra gli aerei che passavano sopra la mia testa e immaginavo di volare via con loro. E ripetevo a me stessa, come un mantro, un giorno viaggerò il mondo, parlerò le lingue e la gente mi rispetterà. Credo che ognuno di noi abbia un carattere già ben forgiato sin dai primi anni di vita. Almeno penso così di me. Perché mia madre, quando mi imponeva di andare fuori a mendicare, io mi rifottavo quello suo ennesimo abuso. Là fuori potevo decidere io. Perciò io, mingerlina, due stecchine per braccia, altre due per gambe, andavo nei mercati rionali, e chiedevo per poche spiccioli alle signore se potevo aiutarle a portare la spesa a casa. Dopodiché andavo nelle ville dei ricchi, chiedevo se potevo portare le spazzature fuori oppure i cani. Quel gesto dava una grande fiducia in me stessa. Sapevo che era la cosa giusta. Quando mi davano i soldi, sapevo che quello era giusto, mi rendeva felice specialmente per gli sguardi di approvazione che ricevevo da coloro che mi facevano fare qualcosa per due monete. Qui e ora non è la sede più adatta per raccontarvi tutta la mia storia. Questi episodi che vi ho raccontato sono i, legge i più leggeri in assoluto, immaginate un po', ma c'era un ricordo ben preciso nella mia mente. Per la società io ero un reietto, avevo per loro ben poche chance di una vita decente. Avevano già deciso per me, in carattere cubitale, cosa dovevo essere. Pazza, drogata, ladra, prostituta, assassina e così via. Vi ho voluto raccontare questa queste piccole testimonianze, perché io credo fortemente che siamo noi i padroni, i padroni del nostro destino. E vi spiego perché. Molte persone, al posto mio, avrebbero usato tutte quelle sofferenze come valvole di sfogo per dare colpa a qualcun altro. Avrebbero utilizzato tutti quegli ingredienti per essere la vittima perfetta. Ma io vi domando, a che serve fare la vittima? Quale miglior momento della vita, i momenti difficili, bui della vita, per guardarsi dentro e trovare quella persona forte che può ribaltare tutte le cose e cambiare la storia. Io sono testimonio, io sono qui per dimostrarvi che nessuno può dettare le regole di quello che noi vogliamo essere. Smettiamo di guardare gli altri come gli artefici dei nostri fallimenti. Ogni volta che qualcosa va storto siamo noi responsabili di noi stessi, siamo noi in età della ragione che permettiamo alle persone di farci del torto. Ricordatevi questo: un bambino subisce, un adulto compie. Molti dicono che il destino sia già stato fissato. Io non credo sia così. Prendiamo, come esempio, un architetto. Su un foglio lui traccerebbe un disegno, un progetto di una casa. Ognuno di voi qui presente avrebbe osservato quel disegno e con una forte componente della propria immaginazione avrebbe immaginato la casa dei propri sogni. A quel punto qualcuno l'avrebbe immaginata grande, maestosa, con grandi spazi. Magari qualcun altro una casetta in montagna, due o tre animali. Io, per esempio, la voglio in spiaggia. Eh? Supponiamo che quell'architetto abbia nomi di una divinità. Per me lui ha soltanto tracciato quello che è il nostro destino, che è il destino, cioè la casa, una base di una casa. Se essa sarà forte e stabile nel tempo, dipende soltanto da chi la costruirà. In parole povere, quel tracciato è il tracciato del nostro destino, ma tocca a noi a farlo diventare una fortezza indistruttibile nel tempo. Oggi siamo sempre più abituati a guardare fuori alla ricerca della felicità, ma la felicità sta qui dentro. Solo noi ci conosciamo, solo noi sappiamo cosa vogliamo, solo noi conosciamo i nostri sogni più intimi ed è proprio con questa consapevolezza che possiamo cambiare le cose che non vanno nelle nostre vite. Oggi, da oggi in poi, quando uscite di qui, magari riflettete su voi stesse, cercate una persona migliore e colorate il tracciato del vostro destino nel progetto che voi avete deciso che è come dovrà essere. La vostra vita è vostra, non delegate a qualcuno il vostro destino. Vi consiglio da oggi in poi di aprire le spalle, alzare il viso fieri e forti, perché nessuno fa del torto a chi ha le spalle larghe e il viso verso la luce. Nei momenti di, di sconforto, ricordate che avete conosciuto una persona che ha sofferto le peggiori cose che un essere umano possa soffrire ed è riuscito a tramutare tutte queste cose in qualcosa di immenso, bellissimo, per diventare una stella forte e brillante oltre la vita. Vi lascio con questo pensiero. Nello sconfinato paesaggio dell'anima ci vivono persone bellissime, altro non sono che noi stessi. La fantasia è un luogo dove curarsi da tutte le malattie dove l'anima si rigenera ogni giorno per renderci degli individui molto migliori di quello che siamo oggi. Vi ringrazio, vi abbraccio un grande abbraccio di luce.